l'ultima parte di Focus sempre in diretta, grazie per i tanti sms. Ai ai ai, stanno saltando fuori i nomi della lista Falciani anche in Veneto, tanti nomi, amministratori delegati di aziende, c'è anche il nome di un grande imprenditore, insomma non li facciamo perché per ora sono soltanto frammentari queste notizie, ma troverete poi gli elenchi sui giornali in questi giorni. Mirella, allora, l'evasione, i grandi capitali. E poi se lo prendono con De Stefani. Di sicuro sulla lista Falciani l'osteria se sostiene lui la trova, ma neanche si la inserisce apposta. No. Di sicuro sulla lista Falciani non esiste il cognome De Stefani. No, sfortunatamente. Ricordiamo la lista Falciani è la lista di quanti hanno depositato grandi somme nelle banche svizzere, una lista che è stata data in pasto al pubblico da un delatore che si chiama Falciani, che 7.000, tra questi nomi ci sono dei VIP, ma poi ci sono anche dei meno VIP, quindi ne salteranno fuori tanti. Mirella? Sì, perché fa pensare veramente, che c'è la nostra gente, poveretti, che hanno perso la casa, solo perché non hanno più lavoro, sono accaniti su queste persone, cioè le banche dopo aver pagato 8-10 anni di mutuo, solo perché non ce la fanno più, tolgono la casa, tolgono tutto, De Stefani che non ce la fa più, non sa più a che santo appigliarsi per far capire che lui è qua. Ma scusa, ma se hai 100 milioni poi ne paghi 20, è così? E poi 80 non servono più? Cioè non si riesce a capire dove sta il... Allora, è drammatico. La mia azienda è stata accusata prima di un'ipotetica evasione di 6 milioni di euro, poi dopo qualche giorno mi hanno comunicato che era solo 1,2 milioni. Dopo lunghe discussioni mi ha detto guarda che con 700.000 euro te la cavi, poi dopo ulteriori grandissime battaglie mi hanno detto ma guardi che con 400 possiamo chiudere, e poi ho detto ma scusate un attimo, ma giochiamo a ping pong qui, cioè anche perché le banche, i fornitori, il mondo economico, quando sa che un'impresa ha questo tipo di problemi con lo Stato, insomma ci pensano prima di confermarti i fidi o di darti i soldi per investimenti, dei fornitori. La interrompo solo un attimo perché secondo me è bene mandare il bel servizio che ha fatto Lucio Zanato e i nostri colleghi della redazione di Treviso proprio lì dove c'era, insomma, perché adesso rimane l'edificio ma l'osteria senza osta scompare, e dove rivedrete De Stefani sul luogo, ma ricostruiamo un po' lì anche tutta la storia. Vediamo il servizio. È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. 1,25 euro dentro la cassetta delle offerte e quasi tutta la dispensa vuota. Così Cesare De Stefani ha trovato la sua osteria senza oste, luogo famoso in tutto il mondo, soprattutto dopo le note vicende legate all'Agenzia delle Entrate e ai verbali del servizio sanitario. Mi sono reso conto che l'attacco, l'insistenza, la convinzione che ha diffuso l'Agenzia delle Entrate che quello fosse un luogo dove io possa far soldi in nero, dove fosse motivo di evasione fiscale, ha cominciato ad alimentare in più soggetti, naturalmente non i turisti che vengono da lontano piuttosto che i turisti che vengono da altre regioni, così l'idea che questo fa il furbo, non paga le tasse, io mangio e bevo e non metto niente, così pareggio e mi faccio giustizia di questo furbacchione. Quindi niente scenari di crisi con affamati in cerca di qualcosa da mangiare e nemmeno pochi frequentatori. L'idea è, per così dire, politica, quella di un imprenditore diventato per tutti evasore. Una convinzione che nessuno potrà, almeno al momento, levargli. Questa opera mediatica di messaggio osteria senza oste uguale a luogo dove si può fare evasione mi ha portato alla decisione di sospendere questo sogno. Nel frattempo rimangono tutti i guai con lo Stato sospesi, ma non ancora risolti, compresa la mucca ceduta all'ULS e ora in custodia chissà fino a quando. Una situazione che magari potrebbe essere sanata con una cessione di nome e località, condizioni delle quali De Stefani non vuole nemmeno sentir parlare.
No, assolutamente no. Il fallimento è invece in questo Stato che, anziché attraverso le sue istituzioni, continua a diffondere il sospetto che se uno fa impresa, se uno prende un'iniziativa anche magari particolare, anziché apprezzarla per la sua particolarità, intravede il sospetto e diffonde il sospetto che ciò venga fatto per evadere le tasse, per fare il furbo. Non c'è più l'Osteria Senza Oste, De Stefani, però che cosa farà adesso? Cioè, intanto rimane l'edificio, come andrà avanti? Cioè, vuole andare avanti con un'altra attività? Vede, direttore, io adesso è venuto fuori la questione della lista Falciani, però io vorrei veramente portare un po' una riflessione più profonda. Io non ho i soldi in Svizzera, non mi preoccupo della lista Falciani, però... Forse, oltre che a pensare che questa gente ha portato fuori i soldi, forse che sono proventi in nero, forse no. Io però in questi giorni ho pensato, vorrei lanciare una freccia a metà, ipotizzare che molto probabilmente che queste persone che oggi vedono, solo per appartenere a questa lista Falciani, vengono additati a evasori. Ma siamo sicuri che invece quei soldi non siano il sacrificio di anni, il sacrificio di... E trovandosi in uno Stato che non li rassicura più, sono stati obbligati comunque a fuoriuscire questo denaro. Cioè, io vorrei porre a metà questo dubbio. Sicuramente ci sono coloro che hanno portato i soldi all'estero perché probabilmente erano introiti non puliti, però vorrei anche pensare che secondo me molti possono anche essere soldi di sacrifici. E scusate un attimo, ma se io di questo Stato non mi posso più fidare, cosa? Tengo qui i soldi e aspetto Amato che mi faccia un altro prelievo? Cioè, tengo qui i soldi e aspetto che dopo domani me li rubino? Cioè, io vorrei, non per difendere coloro che sono nella lista Falciani, ma prima di pensare che tutti coloro che sono in questa lista sono comunque il risultato di gente che ha evaso il fisco, mi chiederei quello che non ha fatto lo Stato, quello che non ha fatto la politica, quello che non hanno fatto i nostri amministratori, non solo perché questi italiani non portassero i soldi all'estero, ma perché gli stranieri venissero a fare investimenti in Italia. Il messaggio dell'Osteria Senza Oste era: potete fidarvi dell'Italia, ma come ci si può fidare dei nostri amministratori che ci fanno finire nelle testate internazionali con un Expo che è stato solo causa di tangenti o del Mose o di quant'altro? Io vorrei anche accendere una discussione e aprire gli occhi che secondo me lista Falciani non significa solo persone che hanno evaso, di sicuro anche molte persone che di questo paese non si sono più fidate. Povero Nord-Est non è più la locomotiva ma una barca che se ne va. Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico. Sì, volevo raccogliere la sollecitazione di De Stefani perché mi sembra molto interessante. Nella lista Falciani chi c'è? C'è un po' di tutto in realtà, perché c'è chi ha evaso il fisco, quindi c'è il cosiddetto nero fiscale, c'è magari qualche soldo della criminalità organizzata. Ci sono anche delle persone che negli anni passati hanno portato dei soldi all'estero perché sostanzialmente era passato l'idea che contro questo Stato, che lo si sente lontano, lo si sente vessatore, in un certo modo era anche possibile così introdurre dei meccanismi di autodifesa. Io ho parlato con alcuni di questi imprenditori perché professionalmente da un po' di tempo a questa parte sto seguendo anche questo tipo di situazioni e devo dire che effettivamente si trova un po' di tutto. A me un imprenditore ha detto: io guardi, ho commesso degli illeciti, però ad un certo punto mi sono sentito legittimato a difendermi da questo Stato che mi aggrediva in questa maniera e quindi a portare dei soldi all'estero. Perché effettivamente se non capiamo anche questo tipo di meccanismo direi che non capiamo il fenomeno. Poi io dico questo, ma dico anche che attenzione che quei 2.000 miliardi di debito pubblico una parte sono stati dati anche da tasse non pagate, quindi da chi su quei guadagni, e non stiamo parlando solo di guadagni a livelli di sussistenza, stiamo parlando spesso anche di milioni di euro, perché queste sono le cifre che si trovano all'estero in questo momento.
Chiaro che lì ci sono anche tante tasse non pagate, tante ingiustizie rese a chi invece le tasse le ha pagate sempre fino all'ultima lira. Però adesso da questa situazione dobbiamo uscirne, quindi io sono assolutamente d'accordo con questo ultimo provvedimento che ha fatto un paio di mesi fa questo governo, che è una sorta di sanatoria, se vogliamo, però non è un condono in realtà, perché le tasse si pagano per chi vuole riportare i soldi all'estero. Certamente questo è un mondo che è finito adesso, perché nessuno può pensare di procedere con questo tipo di meccanismi per il futuro. Quello è un mondo che ci lasciamo alle spalle. Alcuni vanno criminalizzati perché sono stati effettivamente dei criminali, e io credo che quando si guadagna milioni e milioni di euro in un anno, portarne all'estero e evadere le tasse è da criminali. Però dobbiamo avere anche l'onestà intellettuale di capire che ci sono anche tanti piccoli imprenditori che lo hanno fatto, non voglio dire per necessità, però ritenendo di non essere dei criminali. Non li dobbiamo criminalizzare. È ora di voltare pagina, di capire quello che è successo in questo paese e di fare una cosa molto semplice, che è quella di far rispettare le regole. Perché adesso i paesi anche europei che abbiamo citato prima, dove le cose funzionano, sono i paesi in cui le regole sono fatte rispettare. Paesi nordici in cui c'è anche una mentalità diversa, anche all'interno del nostro stesso paese dobbiamo dire che ci sono delle mentalità molto diverse, le nostre da quelle che magari di altre regioni. E in effetti poi i risultati si vedono, no? Perché abbiamo citato prima dei dati sui costi della sanità, quelli sono dati da alta mafia, sì, da alta mafia e da connivenza trasversale a tutti i livelli, perché se io sapessi che questo signore ti prende 100 euro, cercherei di fermare la cosa. Se dipende da una mia regola, sono complice. Cioè non può essere che uno non si rende conto di questa cosa qua che è eclatante. Dico un'altra cosa, io faccio dirigente e mi scontro con le leggi, le regole, io lavoro per una grande azienda e quindi dobbiamo rispettarle tutte. Vuol dire fermarsi. Perché per esempio noi abbiamo la mafia, no? E qual è la legge che abbiamo fatto? Il certificato antimafia. Cioè, ragazzi, quanti ne hanno presi col certificato antimafia? Ma leviamolo, no? Un po' di carta in meno. Io quando ho un subfornitore che mi fa una fornitura, io gli devo chiedere il certificato di versamento dei contributi, io gli devo chiedere il casellario, la polizia e gli altri, cosa stanno lì a fare? Io penso che se un'azienda è aperta è in regola, se non è in regola è lo Stato che la deve chiudere, non appesantirmi per cui non riesco più a ordinare le cose. Sai cosa succede? Che uno qualifica 10 aziende, poi ci sono i sub-subforniture, perché se no, se andiamo a chiedere a ogni falegname che ci fa una sedia tutti quei documenti, ci vuole un mese, no, per averli. Poi, siccome lo Stato non è in grado di farli questi documenti, scadono e allora non si possono fare i pagamenti, perché se tu lo paghi sei responsabile. Cioè ragazzi, ci vuole poco per levare sta roba qua. A me, tutto il tempo che ha perso per gli 80 euro, se levavano 10 di queste scartoffie inutili. Poi, adesso ha fatto una cosa che non è una sanatoria, non so cosa sia. Quando il signor Amato ha detto al mattino, noi non abbiamo svalutato una lira, sono gli altri che tutti assieme l'hanno rivalutata. Leggetevi le cronache. Io quella volta stavo in Germania, avevo fatto una missione in Germania, sono uscito, avevo cambiato i soldi in marchi, ho vissuto una settimana, sono tornato indietro e avevo più soldi di prima, perché da 7,60 erano andati a 1,200. Allora, questa gente qua deve andare a casa, puttana Eva, cioè uno come Amato hanno ancora coraggio di riproporlo. O non sa fare i conti o è un bandito, ragazzi, e denunciatemi. Allora, quando si danno tutti questi soldi e non si fanno i conti, si è dei banditi. Quando uno fa delle regole che non sono rispettabili, è un bandito, perché porta tutti quanti, è chiaro che la gente non si fida. Qual è l'imprenditore straniero che viene qua a investire e non sa quali sono le regole, perché non le sa nessuno, perché sono 6 volte quelle di un paese normale, no? E senza fare tanti esempi, traducete in tedesco il concetto di sanatoria. Fatemi questo piacere. Scusa un attimo, ma
Il fatto di avere tante regole e di portare le persone a non poter rispettare le regole è criminale. Ma non solo è criminale, ma permette alla pubblica amministrazione di fare i budget e di prevedere all'inizio anno quanti soldi possono raccogliere attraverso le sanzioni. Io ho letto oggi una dichiarazione del sindaco del mio paese che dice: beh, noi attraverso le multe abbiamo messo solo a budget solo 30.000 euro di introito. Ma allora io mi chiedo, ma tu sindaco, tu parti già dal presupposto che la tua popolazione è fuori legge, e se per caso non lo fosse, ma se per caso questo obiettivo di raccogliere 30.000 euro attraverso le sanzioni arrivate a ottobre e vedete che non è vicino, cosa fate? Sguinzagliate i pubblici funzionari, sguinzagliate i vigili, perché comunque entro fine anno bisogna raggiungere il budget? Scusi, quella dichiarazione, noi siamo anche stati quelli più buoni, abbiamo messo solo 30.000, perché effettivamente ci sono comuni che inseriscono nei budget 300-400.000 euro. Quindi l'utilizzo delle leggi, delle norme, per mettere in condizione la gente di non poterle rispettare e prendergli i soldi. Questo è grave, questo è altrettanto grave. Faccio un altro esempio, De Stefani, che è uno spunto che mi ha dato una signora stamattina, ha detto: io ho dovuto, per rispettare le regole, andare all'Agenzia delle Entrate con il contratto di affitto di un appartamento con cedolare secca e quindi con i documenti. Ma documenti su documenti, codici fiscali addirittura delle persone straniere che vengono ad affittare questo appartamento. Per cui bisogna rispettare dei limiti. Adesso devo chiedere il codice fiscale a queste straniere che devono chiederlo nel loro paese e poi riportarlo. Insomma, è una cosa talmente complicata e faraginosa che poi uno dice: ma perché affitta in nero? Perché se vuoi rispettare le regole ti fanno diventare matto su questo e su altri fronti. Mirella, tra l'altro, adesso che avevano proposto togliere, come dire, quello sciame di burocrazia e così, ma in realtà è ancora peggio. Ecco, lei cosa ha risultato? Anche a livello di associazioni di volontariato. In che senso? Veramente, ci spieghi. Per fare una pratica, è una cosa veramente. A un certo punto, per forza, devi avere il personale, devi pagare il personale. Ah, no, non è più volontariato, scusate. Insomma, perché se per fortuna, che insomma io modestamente ho una certa competenza e quindi mi arrangio, ma se no avrei bisogno di un commercialista. Noi ce l'abbiamo e lavora gratis. No. Mirella, è stato rinviato il blocco, doveva esserci una proroga degli sfratti e invece non ci sarà, il governo ha deciso che gli sfratti dovranno essere eseguiti, molti anziani, ovviamente ci sono le ragioni dei proprietari che hanno inquilini che non pagano gli affitti, ma c'è anche poi il problema dei molti sfrattati, no? Perché sono tantissimi in Italia. Sì, io sto aspettando ancora una risposta da questo residents che abbiamo qui a Villolba, che volevo capire, perché daranno delle risposte, cioè non è che ho perso due giornate per non avere risposte e andare a vedere cosa succede e come mai sono tutti chiusi, a che prezzi li danno. Ma siamo stati anche l'altro giorno e abbiamo visto, ho parlato anche l'altro giorno con un assessore che mi ha detto come mai ho aiutato questa signora Lauriana con quattro bambini, che loro non avevano mai visto Lauriana. Allora Lauriana dice che va dai servizi sociali e ha risposte che non abbiamo soldi, dice che allo sfratto c'è, cioè, di fronte una casa dell'ATER chiusa, che l'abbiamo anche ripresa con le telecamere, non abbiamo fatto vedere il servizio ma ce l'abbiamo, e le case sono chiuse, noi continuiamo a dire aprite le case, però le case continuano a essere chiuse. Io mi domando se va bene questa cosa qua. Poi io, quando sentivo parlare di questi imprenditori, di questa gente, a me vengono in mente i nostri anziani, i nostri disabili che hanno tagliato i fondi ai disabili perché non ce ne sono, agli anziani che non hanno neanche la minima, hanno un piccolo sussidio di 200 euro. Poi abbiamo queste persone che, quei soldi che hanno portato dall'altra parte, io non trovo giusto, non trovo giusto, perché poi ci rimettono queste persone, ci rimettono i più deboli, che vanno a pescare sempre nelle tasche dei più deboli. Ma come si fa a togliere 5-10 euro a una persona anziana, un disabile che ha già una pensione? Questo lo dico anche a Bortoluzzi, ma come si fa? E non posso capire queste persone, perché se anche pagheranno le tasse su questi soldi, allora non gliene frega niente, perché ne hanno talmente tanti che non risolvono, cioè loro non vanno all'ATER a chiedere la casa.
È questo che mi fa male, perché poi colpiscono, non è che vanno a colpire Amato e gli dicono da oggi ti tagliamo la pensione e basta. Cioè vanno a colpire sempre le fasce deboli e lo fa anche il tuo partito, scusami. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente, io vedo sempre, guarda qua l'esempio, io con cosa do da mangiare se la gente non mi porta i contributi, se i telespettatori non mi danno, perché tutti parlano, ma alla fine hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di lavoro, e come facciamo? Non si apre niente, io non vedo nessuno spiraglio, io quando sento che c'è uno spiraglio, che qualcosa si apre, per cortesia datemi i nomi dove c'è questo spiraglio, se le industrie assumono, ditemi dove sono le industrie, che mandiamo, ma non abbiamo risposte, io lo chiedo. Ho detto fatemi la lista di dove assumono, perché allora un colpo non hai la laurea, se hai la laurea ti dicono no, è troppo, sei professionista, niente da fare, ma allora uno cosa deve fare, Bortoluzzi? Non è che lo dico a te nel senso, ma non, certo. Per me non cambia niente, non sta cambiando niente, non ho risposte, non vedo risposte. Ma io credo che questa sia una fase ancora in cui ci sono molte contraddizioni, questo è inutile negarlo, perché il paese da troppi anni è stato lasciato a se stesso, senza le regole, sempre con queste soluzioni, perché è facile andare sempre da chi ha poco, no? Quando c'è un problema e non lo si affronta, che là ci sono? Lì i soldi pochi, ma ci sono e sono sicuri. Non è giusto. E quindi io non nego che in questa fase qui ci siano delle contraddizioni vere e proprie, però penso anche che ci sia, insomma, anche motivo e modo di sperare che qualcosa sta cambiando in questo paese qua. Forse siamo. Perché siamo arrivati. È l'unica cosa che ci è rimasta, è la speranza, abbiamo certo, altro. Certo. Sì, però io penso che a breve però bisogna dare dei segnali molto forti, sì, anche sul taglio di alcuni vitalizi, dei segnali molto più forti. Le pensioni d'oro, Bortoluzzi, colpite le pensioni d'oro. Abbiamo pensioni di 40.000 euro, 50.000 euro, colpite là. Abbiate il coraggio voi di colpire là. Se siete sinistra dovete colpire là dovete colpire, non avete coraggio neanche voi di farlo, vediamo se avete coraggio. No, ma io su questo non sono d'accordo, perché credo che alcune cose si stanno facendo, poi bisogna pensare non che adesso abbiamo un Parlamento che è stato eletto un'era geologica fa dal punto di vista politico, perché già sono cambiate molte cose. Signora, dicevo, volevo, mi è stato chiesto di divulgare questo su affitti sociali, di divulgare questo volantino, questa proposta. Vedete un po' se può essere interessante, perché visto che hanno parlato poco fa. Ecco, adesso è un po' lungo spiegarlo adesso, però lo faremo magari in un'altra, in un'altra trasmissione. Vediamo Fabrizio Mazzoni, vediamo c'è una dichiarazione di Luca Zaia sempre sui profughi, no? Perché poi i pensionati sono la fame, le famiglie sono sul lastrico e poi si arrabbiano i veneti, gli italiani, quando vedono che arrivano invece contributi dai comuni agli immigrati. Vediamo cosa dice il presidente del Veneto Luca Zaia. La nostra è una regione che ha 514.000 immigrati, è una delle regioni che ha più incidenza di immigrati, ma è la regione presa come simbolo per l'integrazione. Se poi intende a quell'esodo biblico al quale stiamo assistendo il fatto che diciamo di no, non lo dico solo io, lo dicono i sindaci, lo dicono anche i prefetti del prefetto Morcone, ma soprattutto lo dicono i dati, che non possiamo ancora accettare immigrati, visto considerato che in Veneto ce ne sono 42.000 senza lavoro. Senta Minetto, allora a Jesolo lei cercherà anche nelle strutture alberghiere, cioè c'è il turismo a Jesolo, no? D'estate soprattutto, ma dico, il turismo in Veneto funziona, secondo lei c'è qualche possibilità lì oppure no? Nel mio caso tutte le volte non sapendo inglese e tedesco, certo, non c'è possibilità. Quello infatti è un limite, no? Quello della non conoscenza. Quindi lei continua a cercare comunque lì, insomma. Io guardo anche quasi tutti i giorni gli annunci, però c'è o con laurea o con maturità o fuori all'estero anche, però se non si sanno le lingue è molto difficile anche quello. Non c'è dubbio. Adesso con Mirella vediamo se... noi diciamo sempre, chi vede le persone in questo studio, quindi le vede e le può anche appunto... così capire, comprendere per quello che dicono, per quello che hanno fatto, per la loro storia, se ha bisogno di persone che Mirella ha conosciuto e sono persone affidabili, serie, che hanno un passato di lavoro e che purtroppo sono state sfortunate, si faccia avanti, ci dica di che cosa ha bisogno, se ha un'azienda, un'impresa, se cerca manodopera,
e noi cerchiamo di fare da cinghia di trasmissione, no Mirella? Cioè, sì, questa è una delle... questo è proprio quello che farete bene, non è che noi abbiamo trovato diversi lavori, abbiamo trovato anche famiglie che hanno ospitato, delle volte è andato bene, delle volte è andata male, però abbiamo dato una risposta a queste famiglie. Il problema è che sono sempre di più e c'è sempre meno risposta, perché dove vai, dove li mandi, cosa li fai fare? Ma io a queste persone domani mattina devo assicurare almeno la borsa della spesa, devo assicurare almeno la bolletta perché non rimangono al freddo, che i bambini abbiano l'acqua, perché avevano iniziato a tagliare anche l'acqua, grazie che anche alle nostre trasmissioni hanno diminuito un pochino, per fortuna, hanno cercato di rateizzare di più, ma sono quanti direttore? 3 anni che andiamo avanti dicendo tutelati i più deboli, ma non è che dobbiamo farlo noi la tutela del debole, è lo Stato che deve tutelare automaticamente il debole, perché uno, mica tutti nascono ricchi o straricchi, ci sono persone dignitosissime che hanno incontrato il mutuo, che stavano bene, avevano 2 stipendi, all'improvviso perso lavoro, marito e moglie, ha distrutto tutto, distrutto famiglia, distrutto la casa, portato via tutto, portano via i figli, anche qua dovete intervenire su queste maledette allontanamento dei minori, che sono anni che ne parliamo, ma non vediamo spiraglio, cioè i giudici devono anche tener conto della famiglia, dei bambini, sentire anche il bambino cosa dice, c'è un casino totale che non che sappiamo più neanche da che parte girarci, vai in autostrada, c'è il tir che ti prende sotto e va là che vai bene, tanto che se mi uccide chi se ne frega, lui non si è fatto niente e dopo domani è fuori. Poveretto Stacchio che è disintegrato, quell'uomo l'avete visto, è distrutto. Cioè lui veramente sta sentendo questo grande rimorso di aver ucciso una persona, perché è distrutto l'uomo. Pensate che brava persona, ma adesso non sa neanche più lui capirsi cosa sta succedendo. Abbiamo criminali che addirittura dobbiamo pagare perché la cella è piccola. Ma siamo fuori di tutto qua, ma proprio fuori siamo. E poi non diamo risposte alle persone che dovrebbero darle, disabili, anziani, bambini, cioè questo dovete fare subito, ma non dopo le elezioni, domani, perché potete farlo, avete il coltello dalla parte del male, potete fare quello che volete, perché state governando, governate per cortesia. Ma io direi una cosa in più, io ho detto al mio sindaco che oggi un politico dovrebbe non più governare in nome del popolo italiano, in nome delle leggi italiane, ma principalmente in nome delle persone per cui lo hanno votato, quindi per il territorio in cui rappresenta. Ci sono norme, ci sono leggi che sono assolutamente assurde, vessatorie, di ostacolo anche per la ripresa economica. Quindi io l'ho detto anche all'assessore Ciambetti, dovete veramente prendere decisioni forti, anche a costo di rischiare una denuncia, la galera, ma la rivoluzione parte proprio anche, a volte se serve, piantare i piedi e dire no, questo è contro il mio popolo, questo è contro la mia terra e io vado, e io resisto, e io mi rifiuto. Allora, lo sapete perché la luce è sempre ferma in fondo al tunnel? Perché ci sono i no-tav che non vogliono lasciarla passare, diceva signora, poi dobbiamo chiudere. Volevo dire soltanto il discorso dei giovani, guardate, è paradossale nel nostro paese che noi componiamo e formiamo persone, ragazzi competenti, spendiamo sia la collettività che la famiglia delle cifre abbastanza astronomiche per che si laurino, perché abbiano delle competenze particolarmente forti e poi dobbiamo per forza, anzi agevoliamo, come è successo in una regione, i ragazzi che vadano all'estero. Quindi, ma quella è una perdita di forze economiche, scientifiche, gravissime, gravissime. Non è un bene, non è bello che il giovane così si fa esperienza, eccetera. Noi li perdiamo. E quindi abbiamo annullato tutte le nostre fatiche economiche e le consegniamo gratuitamente sul piatto d'argento agli altri paesi. Questa è una cosa gravissima, ma questo mai nessuno se lo chiede. 23:04, dobbiamo chiudere. Io vorrei chiudere però con i signori Re, il signor Aldo Re e sua moglie.
perché sono venuti qui, hanno raccontato una storia che riguarda tante famiglie, ma molti non hanno il coraggio, ed è chiaro, c'è molto pudore, insomma, a volte c'è chi non se la sente proprio di mettere in piazza i propri problemi. Vi ringrazio perché siete venuti a descrivere una situazione che riguarda tante famiglie che hanno vissuto bene, agiatamente, serenamente fino a un certo punto e poi hanno visto crollare la terra sotto i piedi. Io spero che qualcuno stasera davvero abbia, avendo ascoltato il signor Re e sua moglie, ha capito che loro sono disposti a fare qualsiasi lavoro, non hanno problemi, vogliono un'occupazione come tanti italiani, con Mirella per loro e per altri che sono stati in questo studio e che non sono ancora stati o che non verranno in questo studio, cercheremo di fare il possibile, ma soprattutto dobbiamo mettere in contatto queste persone con chi ha la possibilità di dare un lavoro. E qui, credetemi, si tratta di persone per bene, serie, affidabili e non potete sbagliare o avere problemi. Quindi grazie davvero. Grazie a lei, Ettore. Grazie Mirella per quello che farai anche in questa circostanza. State sempre con noi, adesso partono i nostri telegiornali e davvero, se volete vedere la faccia di questo territorio nel bene e nel male, ma purtroppo di questi tempi soprattutto nel male, guardate Rete Veneta, diffidate delle imitazioni, non fatevi abbindolare dagli imbonitori che girano e che sfruttano anche in maniera abbastanza così. La speranza in noi, soprattutto che riesca ad essere sempre un risanamento dal punto di vista dell'onestà di ognuno di noi. Così possiamo uscire dalla crisi, dalla situazione in cui ci troviamo. Grazie, grazie a tutti. Buonanotte. I telegiornali partono tra pochi istanti. Arrivederci a domani. Ecco, Mirella, dov'è che ci vediamo? Sabato e domenica all'Expo di Bassano. Tutti all'Expo di Bassano, ecco, con Mirella casa, Tuzzato. Bellissima. Grazie, arrivederci. Grazie. Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Zard Plus, produttore finestre, scuri e portoncini. Ci trovi a San Zenone, a Cassola, a Salzano, a Porcia. Solo prodotti fatti in Italia. Dormiflex, materassi unici fabbricati in Italia. Spacci diretti, ora anche a Cassola. Riposa alla grande. Scegli Dormiflex.